Bentrovati al Pala, benvenuti Reggio Calabria, località Botteghelle. Siamo prontissimi per trasmettere la sfida di campionato seconda del girone d'orologio tra Viss Reggio Calabria e Orlandina Lab, la formazione più giovane del campionato. Stasera senza il proprio coach, ma ovviamente con tanta voglia di provare a sorprendere una Viss sicuramente più esperta, che ha iniziato male questa fase con la sconfitta contro gli Squadrini Lazio, seppur combattendo molto molto bene per meno tre quarti. Ne avrei le formazioni per quanto riguarda la Viss: c'è Vincenzo Martino, James Warwick, Francesco Lobasso, Domenico Lavella, Fabio Fazzari è rientrante in prima squadra, Lorenzo Sontuoso, Giovanni Calimi, Ariel Svoboda, Matteo Larizza, Sebastiano Morabito, Yusuf Mzai e Stefano Marisi. Lo staff tecnico è composto da Leo Ortensi e Stefano Laganà. Andiamo a vedere anche i due quintetti, arbitrano la sfida i signori Antonio Caputo e Francesco Marra Cutrupi, rispettivamente da Lamezia e da Catanzaro. Per la Viss, Yusuf Hamza, Domenico Ladella, Ariel Svoboda, Stefano Marisi e Francesco Lobasso. Dall'altra parte c'è il gigantesco, giovanissimo, dal Mali, Sidiki Furé, campione di Calabria con l'Under 16 e la SMAF di Antonio Ceroni, il numero 55 Andrea Salmeri da Milazzo, il numero 1 Gianmarco Romagnolo, il numero 7 Gabriele Pizzurro, il capitano, completa il quintetto, il numero 4 Vittorio Spada da Barcellona, Pozzo di Gotto, partiti. Primo possesso per i Bianco Amaranto di Coccio Ortensi, lo basso, passa in post basso per Yusuf, bella la sfida tra Yusuf Hamza e Sidiki Furé. L'ultimo tocco dovrebbe essere a favore della Viss, anche se Sidiki Furé era già andato dall'altra parte del campo. Si ripartirà con la rimessa per i Bianco Amaranto di Coccio Ortensi, alla battuta Francesco Lobasso. Rotazioni ridotte per la Viss, complice le tante assenze, le tante partenze. Viss attivissima sul mercato, adesso tiro di Svoboda, non va. Recupera il suo rimbalzo, si gioca altri 14 secondi per andare al tiro per i Bianco Amaranto. Svoboda, finta con l'on-2, poi Marisi, che è praticamente un ex di turno, tripla di Svoboda, 3-0 Viss. Parte bene la formazione del presidente Barilà, si può ripartire. Attacca Orlandina Lab, fino a dentro, fino in fondo, la penetrazione finisce in out, l'ultimo tocco è di Francesco Lobasso. Sarà rimessa ancora per la formazione dell'Orlandina Lab. Blocco cieco, può provare a scardinare la difesa della formazione paladina con la resta e tiro. I primi due punti per l'Orlandina Lab, ci pensa il numero 7 Gabriele Pizzurro, il capitano. Dall'altra parte già pronta la formazione della Viss. Ariel Svoboda, finta e scarico per Domenico Latella. Latella fino a dentro, fino in fondo, in scioltezza, altri due punti per la Viss. Sembra partita molto molto forte in questa sfida. Attacca Pizzurro, c'è il blocco di Sidiki Furé. Pizzurro ancora una rete tiro manuale, ancora un canestro, 104. Quelle che sentite in sottofondo sono le urla di Coach Ortensi, che vuole la massima concentrazione, seppur la classifica dica ovviamente l'Olandina è molto molto indietro, anche perché si tratta di un gruppo di tutti i giovanissimi under classe 2004-2005. Yusuf stoppato da Sidiki Furé, può spingere Pizzurro, carico intelligente. Prova a scardinare in difesa il numero 4 Vittorio Spada, ancora per Pizzurro, c'è il blocco, ancora di Sidiki Furé. Pizzurro contro Marici, generazione a confronto, la palla scorre sull'esterno, c'è la tripla, il triplone che non va. Attenzione a Pizzurro ancora, sorpasso Orlandina Lab 5-6, 6 punti tutti del capitano Pizzurro, è partito veramente carichissimo. 7 minuti e 53 a giocare al termine del primo quarto, attacca la Viss, Domenico Latella, finta e va dentro, tantissimi chili di differenza, subisce fallo Domenico Latella che andrà a mettere per due tiri liberi, per riportare in vantaggio la formazione Bianco Amaranto. Sbaglia il primo, Domenico Latella, resta in vantaggio la formazione paladina. Ancora un tiro libero per Domenico Latella. 0 su 2, clamoroso aggiungerei. Si può ripartire. Attacca Orlandina Lab.
prova a scardinare nuovamente la difesa bianco-amaranto, la formazione siciliana. Tanti palleggi in questa azione, c'è la tripla di Vittorio Spada da Barcellona Pozzo di Corte che finisce in auto, non prende nulla, 5-6, rimane ugualmente in vantaggio la formazione paladina, serbatoio di una delle massime espressioni del basket siciliano, ovvero l'Orlandina di Serie A2, capitana Reggino Matteo Laganà. Si può ripartire, palla in post basso per Stefano Marisi. Marisi, ribaltamento per lo basso, la tripla di Francesco, lo basso non va. Si combatte a rimbalzo, la spunta alla Latella, extra possesso, Latella scarica ancora per Marisi. Prova la tripla, non va ancora. La strappa, Siddiqui Touré. 7 minuti a giocare, l'Orlandina è partita molto molto bene fino al momento. Ultimi in classifica, 0 punti, un campionato per fare crescere i giovani e tanta buona volontà. Giuro, palla sull'esterno, gioco al triangolo per Siddiqui Touré in posta. C'è la tripla ancora, questa volta è lunga. E il secondo errore in un amen per il numero 4, Vittorio Spada. Dall'altra parte Francesco Lobasso da 2 punti, non va. Recupera ancora Orlandina Lab che può spingere. I paladini provano a scardinare la difesa, bella la penetrazione, ottimo il canestro. A mio avviso tra poco arriverà il timeout di Coach Le Ortensi, il canestro di Gianmarco Romagnolo, classe 2005, 5-8, 6-16 da giocare. Yusuf Hamza, palla per Domenico Latella, ancora per Marisi. Stefano Marisi passa la palla aria e Svoboda, ribaltamento ancora per Latella, si gioca l'uno contro uno avvicinandosi al canestro, reverse, sbaglia. Ancora, Yusuf si appende al ferro, c'erano forti gli estremi anche per un fallo tecnico dall'altra parte, linea di fondo, fine, fondo, prevedibile. La palla finisce alla preda di Svoboda che lancia in contropiede Francesco Lobasso. Yusuf si va a posizionare in post, bello il triangolo con Yusuf ancora protagonista che dovrebbe andare su. Alla fine commette infrazione di passi, secondo l'arbitro. 5-8, 5-41 da giocare. Si ripartirà con la rimessa nel frattempo da Avellino, 10 del FES, 10, scusate, le basket Irpinia, 9 basketball Lamezia, vi aggiorneremo su questa sfida. Nel frattempo può ripartire la formazione paladina. Siddiqui Touré reclama il pallone, finta di tiro per l'ala forte della formazione siciliana, ancora il capitano, ancora una resa il tiro, non va, Siddiqui Touré fa la voce grossa, tira da 2, sbaglia ancora. Si dispera, il giovane è arrivato dal Mali, Siddiqui Touré. 5-8, siamo giunti alla metà del primo periodo. Francesco Lobasso per Domenico Latella, ancora una volta passi, ancora una volta un'infrazione contro la Vis. Si ripartirà con la rimessa da fondo campo. C'è il timeout ovviamente chiamato dalla panchina di Coach Ortensi. 10-9, non cambia il punteggio nella sfida tra Club Basket Irpinia, il team allenato da Alessandro Marzullo, e il sorprendente basketball Lamezia. Abbiamo avuto il piacere di commentare nella gara del mercoledì. Salutiamo tutti gli sportivi in collegamento e ovviamente partenza super, davvero super per l'Orlandina Lab che provoca il primo timeout da parte del team di Coach Ortensi. Andiamo a riepilogare anche il roster che questa sera deve fare a meno anche del proprio coach. Quello dell'Orlandina Lab, ovviamente il numero 0 Siddiqui Touré, il numero 1 Gianmarco Romagnolo, il numero 4 Vittorio Spada, il numero 6 Andrea Collova, il numero 7 il capitano Gabriele Pizzurro, il numero 6, il numero 9, chiedo scusa, Lorenzo Collova, il numero 12 Massimo Calanna, il numero 16 Valerio Ceraulo, il numero 25 Salvatore Mazzocchi e il numero 55 Andrea Salmeri. Un gruppo di nati esclusivamente nell'anno 2004-2005. Fondamentalmente un gruppo under 17/19. Nel frattempo arriva anche qualche presenza dell'ADR, intravedo il capitano Luca Laganà che sarà impegnato domani, è una sfida difficilissima, è tutta da decodificare, contro il Gravina di Catania che trasmetteremo in diretta su Reggio Canestro alle ore 19:30. Si può ripartire, 5 minuti, 7 secondi a giocare, attacca ancora la formazione siciliana. Pizzurro e Romagnolo, Siddiqui Touré porta il blocco, la palla scorre, prova ad andare dentro con le layup, polveri bagnate in questo inizio per Vittorio Spada, 3 errori al tiro per lui, 4:45 da giocare, Svoboda per Domenico Latella.
Domenico Latella cerca un passaggio, attenzione, al limite, fallo in attacco, poi tira a 2 e realizza. Si sblocca la vis, 7-8, il punteggio 4-30 da giocare. Clima soft, davvero soft in questo inizio di gara. Pizzurro, il capitano dei Paladini. Tende Romagnolo a rimorchio. Dove il Bolen infastidio allo basso che la ruba, si vuole incontro, vede, la finisce in out con i piedi. Sarà rimessa per l'Orlandina Lab. Salutiamo Filippo Marra Cutrupi che ci segue da Monza. Anche perché ricordiamo ci sono tanti protagonisti questa sera, anche gli arbitri come Francesco Marra Cutrupi, questa sera in coppia con Caputo. Nel frattempo la ruba Yusuf, Stefano Marisi al trotto, palla un po' sbasso per Ade Svoboda. Si gioca l'uno contro tutti e va a realizzare sul passo vis. 9-8, 3-56 da giocare, parla ai giovani paladini. Contro generazionale per certi versi, anche perché insomma, la carta d'identità di tanti atleti della VIS è di gran lunga superiore, un ventennio superiore rispetto ai Paladini che sbagliano ancora con Romagnolo. La recupera Ari e Svoboda. Prova a galoppare Svoboda per Marisi. Blocco di Yusuf Hamza. Cerca un layup. Marisi per Yusuf, finisce al suolo Yusuf Hamza che ha qualcosa da dire a Sidiki Fure. Che fai a Monza, Filippo? Che c'è? Stroppa il Monza di Berlusconi, raccontaci. Si può ripartire, Aria Svoboda. Palla Domenico Latella. Adesso per lo basso all'angolo non va. Svetta Latella che realizza altri 2 punti. Undicesimo punto vis. 11-8, 3-15 da giocare a favore del team dei coach Ortensi e Stefano Laganà. Pizzurro, è partito molto bene Pizzurro con 2 arresti e tiro, vediamo se si ripeterà. C'è una specie di pick and roll, Sidiki Fure, passa la palla ancora a Spada, col ball handling, uno contro uno, senza paura, bomba in faccia all'avversario, non prende nulla, 0 su 4 in questa sfida, 0 su 3 da 3 per lui. Deve raddrizzare un po' la mira Vittorio Spada, giovane classe 2004, si ripartirà con la rimessa Bianco Amaranto del team del direttore Luigi Di Bernardo. Si può ripartire con Ariel Svoboda, blocco di Yusuf Hamza, Svoboda sull'esterno per Marisi, partenza incrociata, scarica ancora per Domenico Latella, palla in post per Yusuf, contro Sidiki Fure, semigancio di Yusuf, da manuale, 13° punto vis. Prende un piccolo strappo la formazione Bianco Amaranto e come detto dovrebbe avere tutte le carte in regola per vincere facilmente questa sfida, ma nella pallacanestro ovviamente mai dire mai. Oh, stoppatone di Yusuf Hamza, palla in out, questa la rivediamo nella top 10 sicuramente. Fa la voce grossa Yusuf Hamza che non è così più piccolo rispetto agli avversari. C'è il time out chiamato dall'Orlandina. Yusuf Hamza, ricordiamo, con classe 2000. Vi aggiorno da Avellino 13, Basket Club Irpinia, il team di coach Alessandro Marzullo in piedi davanti alla sua panchina in questo momento. 4 Basketball Lamezia, è uno il punto di vantaggio a favore dei gialloblu che hanno più di una problematica nel roster questa sera. Sono reduci dalla bellissima vittoria ottenuta contro il Potenza. Alle ore 18 invece dovrebbe essere già iniziata, adesso proviamo a collegarci. La gara del Palarustello di Messina, quella tra Fortitudo Messina e Green Basket Palermo, se non ricordo male, quindi tra pochissimo proveremo a aggiornarvi anche su questo. Ovviamente trama della gara qui a senso unico, anche se i primi minuti dell'Orlandina Lab sembrano davvero impattanti. Devono continuare su questa falsa riga i giovani dell'Orlandina per provare a competere una vista indubbiamente più esperta. 33 a 48 la sfida tra Fortitudo e svincolati Milazzo, scusa, non Green Basket Palermo, vantaggio Milazzo in casa della Fortitudo Messina. E si può ripartire, ricordavo male, sì, ricordavo male anche perché Green Palermo gioca domani. Si può ripartire, palla all'Orlandina Lab, 2 minuti e 15 al termine del primo periodo. Domenico Latella, facile facile, una rubata sulla rimessa, prova la tripla in contropiede,
Solo Cotone per Domenico Latella, doppiata nel punteggio la formazione siciliana, 16-8. Forse da 2 punti, non da 3, secondo la segnazione dell'arbitro, 15-8. Non è doppiaggio. Riparte l'Orlandina, finisce fuori con i piedi col capitano Pizzurro, Gabriele Pizzurro, quindi ancora una palla persa, 15-8. Ricordiamo, questo è un campionato per l'Orlandina Lab che serve per formare nel migliore dei modi i giovani, un campionato anche abbastanza competitivo come la C-Gold, una strategia importante che abbiamo visto da queste parti ormai tanti anni fa con la Viola Reggio Calabria. Marisi ha reso il tiro, bello, cadendo all'indietro, 17-8, cresce il vantaggio Vis, sono sicuro che strada facendo vedremo anche i giovani di casa Vis, che sono tanti questa sera. Pizzurro in faccia allo basso, è fortissimo, non prende nulla, la recupera Stefano Marisi. Passaggio da campo a campo per lo basso, che va a segnare da 2 punti, 19-8. Continua il monologo per la Vis Reggio Calabria, che dopo una piccola incertezza iniziale, un piccolo svantaggio, ha preso assolutamente il pannello di controllo di questa sfida. Sidiki Touré prova la penetrazione Orlandina, la Pizzurro, ribaltamento ancora, l'ala forte con l'arresto del tiro, il super canestro di Andrea Salmeri, si sblocca Orlandina Lab, decimo punto per la formazione siciliana, 19-10. Siamo giunti già nell'ultimo giro di lancetta del primo quarto. Sidiki Touré intimidisce l'avversario, può spingere in contropiede la formazione paladina. C'è il tiro a 2 punti, è lungo, del numero 7 Pizzurro. L'arbitro fischia. 41 secondi da giocare, palla in out. Pronto un cambio per la Vis Reggio Calabria. Esordio in questa sfida per Fabio Fazzari. Si va a accomodare in panchina Ariel Svoboda, che potrebbe anche utilizzare questa partita per rifiatare, anche perché non era realmente al top, quindi non so se lo rivedremo più in campo. Schema flash per il team di Coach Ortensi, 19-10. Marisi per Fabio Fazzari, ne è entrato, palla in posto, mette un piede, la retroguardia all'Orlandina con Romagnolo, sarà ancora una volta rimessa per i biancoamaranti. Fabio Fazzari alla battuta, 31 secondi da giocare, Domenico Latella, linea di fondo, fa saltare Sidiki, schiacciata a 2 mani di Yusuf Hamza. Vediamo cosa ha fischiato l'arbitro, ovviamente la società non è andata a buon fine. Vediamo un attimino. Ah, il canestro è buono. E c'è il fallo del numero 0. Quindi canestro più fallo, schiacciata più fallo. La palla non è entrata, ma forse c'è stata un'interferenza sulla retina, nelle alte vette tra Sidiki Touré e Yusuf Hamza, in una sfida tutta del Regno dell'Africa. C'è il tiro di Yusuf che completa il gioco a 3 punti, quindi 22. Vis Reggio Calabria, nel frattempo prova a rubarla ancora la Vis, spinge Orlandina Lab, Sidiki Touré con Pizzurro, Pizzurro inizia a palleggiare, 17 secondi a giocare, attacca la formazione siciliana, antipalleggi, blocchi di Sidiki Touré, non c'è il pick and roll, 9 secondi per andare al tiro, Salmeri ancora per Sidiki Touré, finta doppia finta, potrebbe giocarselo, 4 secondi, se lo gioca lui deve tirare, eccolo, no, troppo tardi, finisce così il primo quarto, 22-10, non se ne accorge praticamente nessuno. Orlandina era andata dall'altra parte del campo. Sì, adesso sì. Fine primo quarto, più 12 a favore della formazione di Reggio Calabria. Gara un po' come ce l'aspettavamo. Dopo un inizio sprint da parte dell'Orlandina Lab, ovviamente la Vis ha preso il controllo. Dagli altri campi, 13, Club Basket Irpinia, 14, Basketball Lamezia, quando è appena iniziato il secondo periodo. Come detto, vantaggio invece del Milazzo sul campo della Fortitudo Messina. Salutiamo anche Gino Agostini. Ah, ok, no, io pensavo giocassi contro il Monza del presidente Berlusconi, insomma, in questo revival di calcio. Una volta era il presidente del Milan di Sacchi, insomma, oggi è il presidente del Monza, vabbè. Gli anni passano anche per il presidente.
ai tempi di Galli, Tassotti e Maldini, Rijkaard, Corsacurta e Baresi, insomma. Adesso invece c'è Giovannino Stroppa, che era uno dei giovani di quel Milan lì come allenatore. Si può ripartire. Palla alla vis Reggio Calabria, questo secondo periodo, Fazzari alla battuta. Fazzari per Domenico Latella, prova un tiro. Finisce adesso il secondo quarto, non è ancora finito, io sinceramente non me ne ero accorto, e dunque 22 a 10. Al termine dei primi 10 minuti non cambia praticamente nulla. Vi ricordo anche gli appuntamenti di domani. Alle ore 18 ritorna in campo la Pallacanestro Viola, che ospiterà i Lions di Bisceglie. La formazione pugliese alle prese con gli infortuni, dopo aver veleggiato anche in vetta alla classifica per tanto tempo in questo campionato, dovranno fare a meno di due pedine importantissime, come si legge nel comunicato stampa della formazione di Coach Nunzi, come Edoardo Fontana, fresco campione del campionato, in compagnia di Enie e di Marcello Lippe, col Nardò, che fanno parte proprio di questa squadra. E mancherà anche Filiberto Tri, il capitano, il condottiero della formazione pugliese, determinante nella gara di andata, dove probabilmente si è vista la pallacanestro viola più bella della stagione, nonostante la sconfitta. Nel frattempo 36 Fortitudo Messina, 49 svincolati Milazzo, quando mancano 22 secondi al termine del secondo periodo, dove aggiorneremo anche su questa sfida. Nel frattempo torniamo in campo qui al Pala Benvenuti di Reggio Calabria, ritorna in campo l'Orlandina Lab con Romagnolo Salmeri, Sidiki Furé, Vittorio Spada e il numero 6 Andrea Collova. Dall'altra parte invece per la vista di Reggio Calabria Stefano Marisi, Giovanni Calini, esordio per lui in questa sfida, James Warwick, anche lui all'esordio, Fabio Fazzari e Yusuf Hamzaghi, scusa. 22 a 10, si può ripartire, Calini mette pressione. Attacco Orlandina, Sidiki Furé segna, ma il canestro non è buono. Infrazione di passi per il giovane del Mali. E si ripartirà ancora con il pallone in mano ai Bianco Amaranto. Marisi in palleggio, passa la palla a Galini, ancora per Fazzari. Fazzari fino in fondo contro tutti, realizza due punti. Fabio Fazzari, 24esimo punto per la formazione Bianco Amaranto, più 14. C'è un contatto, c'è un fallo di Fazzari. Di parte Spada contro Warwick, Spada, alla fine c'è un contatto, il fallo di Giovanni Galini. Rimessa Orlandina Lab, 9-16 da giocare al termine del secondo periodo. Spada, ancora lui. Alto basso con Sidiki Furé, va su, Sidiki Furé, due punti per lui, 24 a 12. 12 punti a recuperare per l'Orlandina Lab, palla alla vis. Marisi per Fabio Fazzari, ora per James Warwick. Contatto con Andrea Salmeri, Warwick fino in fondo, stoppatone di Sidiki Furé. Il fallo però del numero 6, blu, ovvero Andrea Collova. Saranno due tiri liberi per la vis con Warwick alla battuta. Primo fallo per il numero 6 Collova. Sbaglia il primo Warwick. Realizza il secondo, 25, viste Reggio Calabria, 12, Orlandina, si può ripartire. Gianmarco Romagnolo in palleggio, passa la palla sull'esterno per Collova, ancora Romagnolo, Spada,
Ti palleggi per lui col volley nel blocco di Siddiqui Touré. Ribaltamento ancora, Siddiqui Touré contro due avversari, ma gli passano ugualmente il pallone, può spingere la Vismarisi, bravissimo nella press. Il numero 6 con lo va tutto solo Romagnolo, che va a realizzare 2 punti, 14° punto per l'Orlandina Lab, 25 a 14. La linea in mezzo a due avversari, c'è un contatto, c'è il fallo. Più 9 per la Vis, sarà rimessa per il Bianco Amaranto. Alla rimessa Fabio Fazzari. Warwick respiro ma è lungo, la recupera ancora la formazione dell'Orlandina, prova a spingere spada che è velocissimo, palleggio elegante, blocco di Pure, spada, ancora lo scarico per Romagnolo, Gianmarco Romagnolo perde per un attimo il pallone, passa ancora la palla a spada, spada linea di fondo, prova il tiro, difficile, lo sbaglio, la recupera James Warwick, parte in contropiede, 7 minuti e 54 da giocare, Warwick. Per Marisi, ancora per Fabio Fazzari, ma portare il blocco Yusuf Hamzano, c'è il pick and roll, palla sull'esterno per Galimi da 3, Galimi da 3, super bomba di Giovanni Galimi, 28° punto vis, ancora una volta doppiata nel punteggio, la formazione paladina, spada contro Galimi, si rinnova la sfida, è pronto un doppio cambio per la formazione dell'Orlandina, Salmeri per Romagnolo, prova la bomba, corto, a rimbalzo c'è Hamza, passa la palla a Marisi, ancora per Galimi. Galini, arresto, tiro a 2, ancora Galini. 30° punto vis. 30 a 14, 7-11 da giocare. 5 punti in sequenza per Giovanni Galini. Che mette pressione e recupera anche il possesso. Pronto un doppio cambio dentro Lorenzo Collova e Gabriele Pizzurro per la formazione paladina. Si vanno a accomodare in panchina invece Andrea Collova, il numero 55, Andrea Salmeri. Dunque si abbassa il quintetto dell'Orlandina Lab. Dall'altra parte invece, fuori Yusuf Hamza, fuori Marisi, dentro la tela, lo basso. Si può ripartire, 7 minuti, 4 secondi al termine del secondo periodo, seconda giornata, il giorno dell'orologio di C-Gold, attacca la Vis, Fazzari, scarico per lo basso, battamento per la tela, Warwick ne salta 2, scarico intelligente per Galini che poteva tirare, preferisce andare dentro, passa ancora la palla al compagno di squadra Warwick, fino in fondo, stoppatone di Siddiqui Touré, l'arbitro dice del fallo, protesta Siddiqui Touré che probabilmente ha anche ragione. Saranno 2 tiri liberi per James William Warwick. Nel frattempo aggiornamenti da Avellino, 18, 3 basket Irpinia, 22, basketball Lamezia. Segna il primo Warwick 31-14, segna anche il secondo 32° punto vis, dovrebbe esserci cambio per l'Orlandina Lab, si va a accomodare in panchina Siddiqui Touré dentro Andrea Salmeri, si riparte, rimessa da fondo campo per l'Orlandina Lab, 6-44 da giocare, la intercetta Fazzari molto bene, ma la palla è ancora per la formazione siciliana. Collova per spada, spada ancora per Collova. Collova prova ad andare dentro, fino in fondo. Passaggio prevedibile, diventa preda di Domenico Latella che mette sicurezza ai suoi Fazzari. Battamento per lo basso, post basso per Warwick, prova ad andare su, c'è un contatto, non c'è fallo, può spingere l'Orlandina ancora con Collova. Passa la palla a spada, spada fino in fondo, scarico sull'esterno per Pizzurro con l'arresto e tiro come prima, più di prima, sesto punto in questa sfida per Pizzurro, 32-16. Adesso il tiro classico per lui, dall'altra parte già pronto Domenico Latella che subisce il fallo. Ma che scusa l'avversario e dunque sarà rimessa per la Vis Reggio Calabria. La rimessa Francesco Lobasso. Fazzari con l'arresto e tiro non va, la recupera Domenico Latella, ancora attacco Vis, Latella difende molto bene l'Orlandina, Romagnolo in percussione, fino in fondo, scarico all'americana, bello per spada da 3,
Non va ancora Romagnolo, tira da 2, sbaglia clamorosamente, la recupera ancora Lobasso. 32-16, scorre il cronometro, 5:39 da giocare, Fazzari. Fazzari contro Spada, non se la lascia rubare, ancora per Domenico Latella. Non va, adesso il tiro di Latella, può spingere l'Orlandina Lab con Pizzurro, Gabriele Pizzurro, stoppato da Galini. Ritmi veloci, chiama timeout Coach Ortensi. Vuole vederci un po' più chiaro, anche se ovviamente il vantaggio è ampiamente nelle mani della formazione di Bianco Amaranto. Lobasso sarà sull'esterno per Latella, si gioca l'uno contro uno, avvicinandosi, sbaglia Tapin, volante di Fazzari che non va, ancora Fazzari a 2, realizza 34esimo punto Vis, ci pensa Fabio Fazzari. Abbiamo superato la metà del secondo periodo. Romagnolo, arresto e tiro da manuale, non va, bello il movimento, sbaglia l'esecuzione, si può ripartire. Fazzari richiama lo schema, passaggio in diagonale per Francesco Lobasso, ancora per Fazzari. Tripla a canestro di Fabio Fazzari, 37esimo punto Vis, è già più 21 per la formazione Bianco Amaranto. 4:22 a giocare, tanta differenza tra le due squadre sin dai primi minuti di gara. Pizzurro col palleggio, arresto e tiro, non va, la recupera molto bene Collova, ma sbaglia la conclusione. Fazzari prova a immolarsi, Collova, ancora uno scarico per Andrea Salmeri. Battimento ancora per Spada, prova ad andare dentro il classe 2004, lo subisce il fallo di Giovanni Galini. Chiama timeout, Coach Ortensi. Noi ovviamente usufruiamo di questo timeout per riepilogare gli altri campi. A 7 minuti e 53 dal termine del terzo quarto, Fortitudo Messina 39, svincolati Milazzo 56. Invece a 2 minuti e 41 dal termine del secondo quarto, Club Basket Irpinia 22, Basketball Lamezia 24. Poco da dire in questa partita fino al momento, ovviamente la carta d'identità dell'Orlamina Lab e l'obiettivo in questo campionato è tutt'altro che voler vincere le partite, ma è quello di formare i giovani, quindi è affare abbastanza agevole per la Vissere Gioca Lab, che vedremo se manderà in campo anche i giovanotti di casa Bianco Amaranto. In Serie B questa sera si gioca anche un'altra partita, quella tra Virtus Cassino e Formia. Cassino reduce dalla vittoria importante in casa del Bisceglie, al momento sta vincendo Cassino 39-32 contro il Formia, che nel roster non ha più Armin Mazzic, che ha firmato a Monfalcone. Formia fanalino di coda di questa Serie B. Si può ripartire 37-16. Allora, mia lab. Spada. Spada fino a dentro, forse passi, alla fine è fuori. Palla in out. Tanta confusione per il team bianco-blu, che ovviamente paga anche l'assenza del proprio allenatore. Si può ripartire. Palla alla vis, Fabio Fazzari. Non c'è il backdoor, la palla scorre tranquillamente, ancora nelle mani di Fazzari, che prova a restituire col piazzato. Non va, Tapin di Warwick, non va neanche, recupera il suo rimbalzo, tira da 2, sbaglia, ma subisce fallo. 3 minuti e 37 secondi. Saranno due tiri liberi per Warwick, c'è cioè Stefano Lagana che parlotta col DG di Bernardo. Il lunetta dunque James Warwick. Le Ortensi chiama raccolta i suoi, vuole massima concentrazione, nonostante ovviamente la sfida sembra uno scrimmage un po' rafforzato, niente di che. Segna il primo Warwick, sbaglia il secondo, lo basta cerca il tapin, la recupera invece l'Orlandina Lab, che può spingere con Collova. Romagnolo, ancora Collova. Spada, blocco di Salmeri. Fa sentire l'assenza adesso nel piccolato di Sidiki Furea. Spada, palla persa,
c'è il fallo di Pizzurro su Gallini, 38 a 16. Due tiri liberi per Giovanni Gallini mentre ci avviciniamo alla fine del secondo periodo. Il lunetto è il numero 6, classe 2003, Giovanni Gallini, che è praticamente uno o due anni in più rispetto agli avversari. Lui è uno dei giovanissimi di casa Visso. Gallini ancora, il lunetto. Sbaglia il secondo, Warwick come se fosse un ragazzino, la recupera, 3 minuti e 10 da giocare. Pazzari all'imposter, Warwick cade a terra l'avversario, fallo in attacco di James Warwick. Bravo Andrea Salmeri, classe 2005, nel subire e fallo. Si ripartirà con la rimessa per l'Orlandina Lab. Pizzurro. Pizzurro contro Fazza, ripassa la palla a spada. Adesso per Romagnolo, ancora per Salmeri. Salmeri ci pensa, poi tira veramente. Ferro. Primo ferro per lui. Dice corre coach Ortensi. Fazza lo prende alla lettera. Warwick realizza due punti. Altri due punti bis. 41 a 16, è pronto un cambio, entra in scena Sebi Morabito per la formazione Bianco Amaranto. Tra qualche istante Sebi Morabito, reduce un piccolo infortunio alla caviglia, stava trovando grande spazio nel pitturato, sarà una prima importante a mio avviso qui fino alla fine. La recupera Francesco Lobasto, 2:27 da giocare al termine del secondo periodo. Elegante il palleggio di Fazzari, scarico per la Tella, finta e va dentro la Tella, c'è un contatto, sbaglia la conclusione, Warwick si immola, rimessa sarà per i Paladini. Si può ripartire. Entrato in campo dunque il numero 8, Sebastiano Morabito. Fino in fondo, Orlandina, bravissimo Gallini, strappa il pallone a spada. Può spingere, macina chilometri, passaggio in verticale per Lobasto, sbaglia, Warwick a rimbalzo. Fa buona guardia Warwick, passaggio ancora per Fazzari, prova la bomba Fazzari alzando la parabola a 3 punti, Fabio Fazzari. 44esimo punto bis. Dilagante questa sera la formazione del Bianco Amaranto. Si può ripartire. Pizzurro per Romagnolo. Romagnolo prova ad andare dentro con la mano esterna, sbaglia la conclusione, la recupera lo basso, c'è Warwick solo dall'altra parte. Gallini per Warwick, presa, va a canestro, due punti facili facili sull'asse Gallini-Warwick. Bravo Giovanni Gallini nell'intuire che il compagno di squadra era già dall'altra parte. Monologo, monologo al pala Botteghelle, come era prevedibile. Spada Collova, Collova in palleggio col ball handling, sportellate da Salmeri e Gallini. Fazzari la ruba per un attimo, la prende ancora Collova, deve girare Orlandina. Collova fino in fondo, scadono i 24, un minuto, un secondo da giocare, sarà ancora pallone per la bis. Ultimo giro di lancetta in questo secondo periodo, Fazzari, blocco di Morabito, Fazzari per Gallini, ora per Warwick, dorsale di Warwick al limite del fallo in attacco Morabito, linea di fondo di Morabito, ancora per lo basso da 3 punti, non va, Morabito fa buona guardia, segnala 2 punti, Sebi Morabito, primi 2 punti per lui in questa sfida, 48-16, cresce, cresce il vantaggio dei Bianco Amaranto, si può ripartire. Romagnolo viene in fondo, non dovrebbe stare, scarico intelligente per Salmeri da 2, che realizza 48-18, sono già 30, sono già 20, scusa, sono 30, sì, sono 30, sono 30 i punti di vantaggio per il Bianco Amaranto. Sono veramente volati questi 30 punti. Nel frattempo Gallini, scarico per lo basso fino in fondo, sbaglia da 2 punti, 2 secondi, Romagnolo deve tirare da campo a campo.
è corto, finisce così il secondo quarto, andiamo in pausa anche noi. 48-18, tanta vis, pochissimo Orlandina Lab, ma la gioventù ovviamente dalla parte dei siciliani.
siamo però avanti terzo periodo tra Viss e Orlandina Lab. Al momento ovviamente non c'è proprio storia in questa sfida, come probabilmente già sapevamo. Complice la carta d'identità giovanissima della formazione ospite questa sera, insomma, però contro una Viss che poi riscatto e ritorna addirittura in quintetto con Youssouf Hamza, che è il pivot titolare della squadra. Morabito confermato in ala forte, Gallimi da playmaker, Domenico Latella da numero 3 praticamente, con Marisi da guardia. Dall'altra parte invece Romagnolo Salmeri, rientrato Siriki Fure, eccolo, vediamo cosa combina Siriki, se mi cancio non va, Spada e Pizzurro il capitano. Si può ripartire. Marisi per Latella, fino in fondo, scioltezza, 2 punti. 58esimo punto Viss, 58, 50, scusa, 18. Cresce il massimo vantaggio Viss, gara senza storia in questa seconda di orologio. Pizzurro, blocco di Siriki Fure. Romagnolo, antipalleggia, resta il tiro. Realizza Romagnolo a 2 punti, 20esimo punto Orlandina Lab. 50-20, 8-54 da giocare. Partita buona per riepilogare schemi e ritrovare un po' di forma per la Viss, che reduce come detto la sconfitta contro Zincolati Milazzo. Latella finta la tripla, va dentro, scarico sull'esterno per Galimi da 3, non va. Latella fa la voce grossissima, rimbalzo, ancora un canestro per lui. 52-20. Fatelo giocare di meno, sinceramente, Domenico Latella, che è totalmente fuori questa partita dal punto di vista tecnico. Ogni pallone che tocca diventa canestro, fuori dal punto di vista prettamente cestistico, fuori positivo. Arresto il tiro di Pizzurro, realizza ancora un arresto il tiro per lui, 8 punti per lui, tutti in arresto il tiro. Yusuf per Marisi, ora per Galimi. Galimi passa la palla a Yusuf, bella la sfida con Siriki Fure, lo mette a terra e poi va a realizzare 2 punti comodi comodi, il mastodontico lungo la formazione biancomaranto. 54-20, attacca ancora la formazione ospite, come detto, con tutti i 2004-2005 in scena. Spada cade a terra, Siriki Fure, speriamo non sia nulla di grave. Resta a terra il numero 0 dell'Orlandina Lab, accompagnatore Antonio Scaffidi va a vedere cosa è successo. Serve un po' di spray per il giovane del Mali, che l'anno scorso, come detto, ha fatto incetta di campioni giovanili a Catanzaro, giocava nella SMAF di Antonio Cerone. Davvero chilometrico il numero 0 dell'Orlandina Lab, che si va come in panchina tra gli applausi del Palabotteghelle. Speriamo non sia nulla di grave per Siriki Fure, problema al ginocchio ovviamente per lui, dolorante il giovanissimo. Si ripartirà con la rimessa per l'Orlandina Lab, 7:41 da giocare. Perde un protagonista di assoluto sostanza per l'Orlandina Lab, Pizzurro contro Galimi, si rinnova la sfida. 7:32 a giocare, Pizzurro fino in fondo, Galimi difende molto bene, lo infastidisce e la recupera Marisi, che resiste ai tentativi di rubare il pallone. Morabito da 3, corto, ancora Youssouf Hamza per Galimi, ancora per Marisi, ribaltamento per Latella. Latella, arresto, tiro da 3 punti, non va. Youssouf fa la voce grossa, schiaccia la mano, sbaglia. C'è un no collettivo del pubblico del Palabotteghelle che se la ride. Nel frattempo c'è passi, infrazione di passi del numero 7 Pizzurro. Nel frattempo si è totalmente scollegato il campo di Club Basket Irpinia contro Basketball Lamezia. 10 punti invece a recuperare all'ultimo quarto per Fortivo Messina contro Svincolati Milazzo. 7 minuti, un secondo da giocare. Galimi, fino in fondo, scarico per Latella. Latella si gioca l'uno contro uno, fino in fondo, tira da 2, sbaglia, la recupera ancora, segna altri 2 punti Mimmo. 56-22, 6:39 da giocare. Spada, imposto verso Almeri, ribaltamento per Pizzurro, ancora Spada,
perché lo spazio va dentro con personalità, ma sbaglia, solo tabellone per lui. La recupera ancora la vis, tutto solo Galini dall'altra parte, layup e canestro in contropiede per Giovanni Galini. Scorpacciata di canestri per lui, 58 a 22. Si può ripartire. Possesso Orlandina Lab. Spada. Arresto il tiro con layup, lo sbaglia Yusuf. La recupera, parte in palleggio e poi serve Marisi. Ancora per la Tella. Pronto un cambio, tornerà in campo Francesco Lobasso. Forse in coach Ortensi manderà in campo anche i giovanissimi. 5:53 da giocare. Nel frattempo nessuna novità da Avellino, purtroppo. Non sappiamo quanto stiano Club Basket Irpino e Basketball Lamezia, anche perché la diretta è stata interrotta. 5:51 a giocare qui invece, gara più che andata. Pizzurro per Spada. Spada contro Marisi, blocco di Salmeri, Spada. Va dentro fino in fondo, la recupera Lobasso. Passaggio per Marisi, ancora Francesco Lobasso, il cubo dei Gabbi vola. Matteo Larizza per la formazione Bianco Amaranti. Marisi per Galini, può tirare da tre punti, Galini non va. La recupera Spada, può partire in contropiede Orlandina Lab mentre scorre il cronometro. Questa partita a mio avviso finirà molto molto presto. Credo che gli arbitri inizieranno a fischiare davvero poco, questa volta no, passi di collo va. 5 minuti e 12 a giocare, cambio dentro la rizza, fuori Galini per le Ortensi. Schema flash per la Vis che continua a ruotare uomini e schemi, appunto. Marisi. Palla per Matteo Larizza che parte in palleggio, c'è un contatto, c'è anche il fallo. Sarà rimessa per Larizza. Marisi, per Lobasso, tripla di Francesco, Lobasso da tre punti, 61esimo punto Vis. Cresce ancora più 39 a favore della formazione Bianco Amaranto. Davvero un allenamento poco più questa sera. Bravo Larizza che ci mette una mano. 4:41 a giocare. Rimessa Orlandina Lab. Spada alla battuta, passaggio nel titturato che c'è Salmeri contro Yusuf che lo intimidisce. Ancora un possesso per l'Orlandina. Pizzurro sul corpo di Lobasso, palla in out. Manca solo un secondo, serve una palla e tiro per la formazione dell'Orlandina. Vediamo chi tira. Ci prova Romagnolo, non va. La recupera Lavis con Larizza. Ora per Marisi. 4:23 a giocare, Lobasso. Chiede palla a Yusuf. La palla scorre nelle mani di Larizza. Ancora Morabito, finta, palleggio elegante. Dove andare dentro Morabito, si avvicina come un caterpillar. Un gran canestro di Sabi Morabito. 63-22 più 41 per Lavis. Monologo assolutamente per il team di Coach Ortensi. Partita ampiamente senza storia, ci sono fatta per il primo minuto di gioco, poco più. Spada ci prova, sbaglia. La recupera Yusuf, avara di schiacciate la sua partita, due sbagliate per lui, si aspettava qualcosina in più. Lobasso da tre, ancora Francesco Lobasso, scorpacciata di canestri, 66-22. O forse era, no, era da tre, era da tre. D'altra parte Romagnolo subisce il fallo. 3:40 da giocare. Time out chiamato dall'Orlandina Lab, forse per rifiatare un attimino. 3:40 a giocare, speriamo non sia nulla di grave per Sidiki Fure che adesso si sta riscaldando facendo le prove al ginocchio. Giovane di belle speranze Sidiki Fure, quasi
2 metri o forse anche di più, immagino. Nel frattempo in Serie B Cassino comanda le danze contro Formia, 64 a 44. Federico Lessini, primo nella nostra top 10 della settimana, 16 punti, 5 su 7 da 2, 2 su 5 da 3 punti, più 20. Formia, ovviamente, a questo punto del campionato è la candidata numero 1 alla retrocessione. Un po' come l'Orlandina, beh, c'è il play-out, tutto può succedere. Il mercato è aperto fino a marzo, fino a fine marzo. Orlandina al momento è la candidata numero 1 per la retrocessione. Si riparte. Marisi, Lobasso, Youssouf, Lariz e Morabito per Coach Ortensi, che secondo me manderà in campo anche il talentuoso Lorenzo Sontuoso, classe 2004, che sta facendo faville in Under 19. Sotto la guida di Coach Armando Russo, all'interno di questa sinergia col Bagnara, bomba di spada non balla, recupera Lariz. 3:33 a giocare, palla fuori, non riesce a tenere in campo Matteo Lariz, che va a prenderci il 5 da parte di Stefano Marisi. Sarà rimessa per l'Orlandina Lab, spada alla battuta. Romagnolo si sblocca finalmente l'attacco dell'Orlandina Lab. 3:26 da giocare. 6-6 a 24 Marisi. Youssouf vuole andare su, realizza 2 punti. Youssouf Hamza, 68-24, è pronto un cambio, pronto ad entrare in classe 2003, una bandiera del basket in bianco amaranto per Vincenzo Martino. Salmeri per Spada a restituire in faccia allo basso, non va, la recupera ancora Youssouf. 3:30, no, 2:52 a giocare al termine del terzo quarto. Marisi per Lariz, ancora per Youssouf, ancora per Stefano Marisi, Morabito da 3, super serata per Sebi Morabito, 71-28, cresce ancora il massimo vantaggio della formazione di Coach Ortensi. Stacca Orlandina, Romagnolo fino in fondo, adesso il tiro, bella la stilistica, sbaglia la conclusione, la recupera Morabito e Lariz, ora per lo basso. Basso, passaggio nel mezzo, la recupera Salmeri, palla recuperata dall'Orlandina, bomba il contropiede di Spada, è corto, è cortissimo. Palla in out, pronto un cambio per l'Orlandina, esordio in questa sfida per il numero 12 Massimo Calanda, classe 2004. Si va a accomodare in panchina il numero 55 Andrea Salmeri, dall'altra parte fuori Morabito, ottimo il suo contributo, dentro Vincenzo Martino con la canotta numero 27. Marisi, Marisi in palleggio, palla per Youssouf, Youssouf va a realizzare altri 2 punti, si diverte Youssouf Hamza, 7-3-24, più 49 qui al Botteghelle, segna spina e subisce anche il fallo, 26esimo punto dell'Olandia Lab, canestro di Vittorio Spada. Sarà tiro libero aggiuntivo per Spada. Sbaglia l'aggiuntivo. 1:43 da giocare. Marisi, passa la palla alla Rizza da 3, corto, ancora pallone per la formazione ospite. Prova ad andare dentro, ci riesce molto bene. Spada, stoppa Youssouf, la recupera la Rizza. 1:15 da giocare. Lo basso, per Martino da 3, non va.
Alla in out, 1 minuto, 7 secondi sul cronometro. Palla all'Olandia Lab, nel frattempo esercizi per Siddiqui Foure per capire se è tutto a posto qui accanto alla nostra postazione. Spada non va da due, la recupera subito la Riz, in contropiede, passaggio in diagonale per lo basso, ancora dall'angolo, ancora una tripla per Francesco lo basso. 7-6, 26, 50 punti di scarto. Favore della Vis, spada fino in fondo, subisce il fallo di Larizza, ultimi 33 secondi. Saranno due veri liberi per il numero 4, Vittorio Spada. Segna il primo. Sbaglia il secondo, 7-6 a 27, ultimi 33 secondi, termine del terzo quarto, Arizza, Lobasso subisce fallo, Francesco Lobasso, 23 secondi da giocare. Saranno due tiri liberi per Francesco Lobasso, classe 1995. Segna il primo. È 10 anni più degli avversari Lobasso praticamente. Sembra ieri che era under, insomma. 7-7-2-7, 50 punti tra le due squadre. Sbaglia il secondo Lobasso, ultimi 23 secondi. Attacca Orlandina Lab, prova a recuperare la Rizza. Ci riesce la Rizza per Lobasso. Lobasso, 18 secondi, gioca un tiro. Il team di Coach Ortensi, Marisi. Lobasso ancora 3, sbaglia ancora 3, Lobasso per il rimbalzo di Yusuf. Finisce così. Terzo quarto, 77 Vis, 27 Orlandina Lab. Era la gara che probabilmente ci aspettavamo. Andiamo dagli altri campi. Mancano 5 minuti e 48 al termine del quarto periodo tra Fortitudo Messina e Svincolati Milazzo. Comandano gli Svincolati 65 a 78. Ovviamente non appassionante questa sfida per dovute ragioni di classifica. Orlandina che sta utilizzando questo campionato per fare esclusivamente esperienza ai propri ragazzi, ricordando che nel prossimo turno ADR giocherà a Gela, la Vis invece sarà ospite della capolista del girone, la Green Basket Palermo. Vis che schiera Lobasso, Warwick, Martino, Fazzari e Larizza. Sempre sontuoso in panchina, la fa entrare, non è ancora entrato Lorenzo Sontuoso, che ha preferito venire qua invece di vedersi il Milan questa sera. Dall'altra parte invece Romagnolo, Spada, il numero 6 Andrea Collova, il numero 12 Massimo Calanna e il numero 7 Gabriele Pizzurro, il capitano. Si riparte gli ultimi 10 minuti. Attacco Orlandina Lab, Romagnolo fino a dentro, è un assist.
prova il tiro, c'è l'errore di Massimo Calanna. Dall'altra parte, pronta la vis con Martino, Erlo basso, ancora per Fazzari. Post per Warwick, ribaltamento per Larizza da 3 e corto. Recupera Francesco Lobasso, scorre il cronometro. Verso la fine di questo allenamento rinforzato, Fazzari. La recupera Romagnolo, incontro di Romagnolo, realizza 2 punti. Ovviamente Romagnolo gioca più tonico per Roland Lab. Si può ripartire Fazzari. Contro Romagnolo, ancora Fabio Fazzari. Classe 2002. Colonna portante del progetto giovanile della Vis, attacca Warwick. C'è il contatto con Massimo Calanna, scarico sull'esterno del Martino, non si accorge del pallone, palla in out. Palla persa dalla Vis, 8:56 da giocarsi. Rimessa Orlandina Lab. Spada per Romagnolo, mette la palla a terra. Ancora per Calanna. Spada va dentro, fa saltare l'avversario, subisce forse il fallo, palla in out, la rimessa ancora una volta per Capodorlando. Rimessa Orlandina. Spada fino in fondo, c'è un contatto, la recupera Warwick. Parte incontro piede la vis, lo basta troppo lungo il pallone, la tiene in campo Capodorlando. Spada da 3 punti in contropiede, non va, ancora rimbalzo Larizza. Larizza per Fazzari, ancora Larizza, sull'esterno per lo basso da 3, non va, Warwick col tapin, una volta, due volte, alla fine fa canestro, ancora una volta più 50. 79-29, 7:40 a giocare, Spina in fondo, non va, la recupera ancora una volta la vis, la Rizza non riesce a tenerla, la prende Spada, molto bravo, molto veloce, con lo scatto, scarico sull'esterno, può tirare da 3 punti, dopo l'assist di Pizzurro, ci lancia Spada, 32esimo punto, Orlandina Lab, 79-32. Rientra in campo Giovanni Galini per la vista a qualche istante, pronto anche un doppio cambio per l'Orlandina, lo raccontiamo tra un attimo. Fazzari fino in fondo, c'è un contatto, c'è il fallo dentro, Lorenzo Collova è il numero 55, Andrea Salmeri per l'Orlandina. Dall'altra parte fuori la Rizza e dentro Galini nuovamente. Vai il primo Fazzari. 7-9-32. Vai anche il secondo, Warwick lotta come un ragazzino, recupera ancora una volta. La formazione siciliana, il fallo di Galini su Spada, 7 minuti e 17 da giocare. Fuori lo basso dentro Morabito per il Bianco Amaranto. Si può ripartire. Attacca Spada contro Warwick. Viene in fondo per Romagnolo, fino a dentro, bel canestro reverse. 79-34, ultimi 7 minuti e 5 secondi. C'è un contatto, fallo di Romagnolo su Galino. Galini prova la tripla, non va, recupera per un attimo Martino, poi palla in out. 6:53 a giocare al termine della sfida, 7-9 vis, 34 Orlandina Lab.
Paga, resta il tiro, realizza 2 punti. 36esimo punto Orlandina, 7-9 a 36, più 53. Martino all'imposto di Morabito, se lo gioca, tira, segna ancora Morabito, 81 a 36. Cresce il massimo vantaggio vis, 16-17 a giocare, la partita scorre abbastanza agevolmente. Salmeri per Spada, cerca lo spazio Spada, carico sull'esterno per Pizzurro che non bala, recupera Salmeri, prova il semigancio, infastidito a Warwick, il fallo di Warwick. 6 minuti al termine della sfida. Sbaglia il primo Salmeri, non cambia il punteggio. Segna il secondo, 81 a 37. Ultimi 6 minuti scarsi di questa sfida Warwick per Martino. Martino saltella l'avversario, ancora per Fazzari. Fazzari, scarico per Galini, ancora per Fazzari. La bomba di Fabio Fazzari non va. Rimbalzo c'è Salmeri, qua 5:42 a giocare. Spada, fino a dentro, fino in fondo, tira da 2 e sbaglia. Si combatte a rimbalzo, la recupera ancora Orlandina. Romagnolo. Blocco, pick and roll, troppo lungo, palla in out, palla persa. Ci siamo, ultimi 5 minuti di gioco. Galini arresto il tiro. Non va, rimorchio c'è Warwick. Fresco e spumeggiante come sempre. Ancora un canestro per lui. 8-3, 3-7. Partita avara, di azioni spettacolari, nonostante qualche tentativo di Yusuf Hamza. Troppa vis per questa giovanissima Orlandina. Adesso prova ad andare a far canestro. 3 secondi per andare al tiro, fallo subito dall'attacco Orlandina, da Collova. In lunetta Lorenzo Collova che sbaglia il primo. Ah, abbiamo novità finalmente da Avellino, ragazzi, finalmente. Vantaggio alla mezza 5-6 a 5-7. Quando mancano 6 minuti e 17 al termine della sfida. Più 1 per il basketball alla mezza. Qui invece 4-50 a giocare. Coach Ortensi ci mette una pezza e va a raddrizzare il tabellone 24. 14 secondi per andare al tiro. Spada, blocco di Salmeri, Spada la perde, la recupera Warwick, può spingere il contropiede Vis, Galini, scarico del Fazzari, finta e va dentro, sbaglia, Tapin realizza ancora, altissimi canestri con doppio tentativo per la Vis. 85 a 37, Collova per Spada. Spada fronteggia, palla per Collova, ancora per Salmeri. Salmeri gioca uno contro uno, sbaglia ancora, la recupera Martino. Ancora per Fazzari, 4 e 11 a giocare al termine della sfida. Morabito. Ancora per Fazzari. Warwick per Fazzari, ultimissime battute di questa sfida, non è ancora entrato Lorenzo Sontuoso. Non so se entrerà a questo punto, nel frattempo contropiede, forse passi. E adesso in contropiede di Vittorio Spada, 39esimo punto Orlandina Lab. 4:30 da giocare, non cambia il punteggio Avellino. 56 a 57.
frattempo Ciccio Falliti porta dei buoni biberon qui per i giovani supporters della Vis. Morabito sbaglia la conclusione, ma recupera il suo rimbalzo. Può contrattaccare ancora la formazione Bianco Amaranto. 3:30 a giocare, c'è un contatto, il fallo di Romagnolo su Fabio Fazzari. Eccolo Lorenzo Sontuoso, esordio in questa partita per lui. Entra anche Matto Larizza, numero 9, mani delicatissime per Lorenzo Sontuoso, anche lui cresciuto in casa Vis, classe 2004. Dunque per lui, insomma, è una sera coetanei alla stessa età degli avversari, giù di lì, in tutto il gruppo Orlandini, infatti è 2004-2005. Attacca Galimi alla Sontuoso, per favore, no, Galimi va fino in fondo, serve Martino, c'è Sontuoso che reclama il pallone, Martino fino in fondo, va a subire il fallo, saranno due tiri liberi per Vincenzo Martino. 58 Club Basket Irpinia, 57 Basketball Amezza, nel frattempo vantaggio della formazione Irpina. C'è il tentativo di Monier, molto complicato per Terreni, ancora un recupero per la formazione di Coach Marzullo, che vuole l'impresa a questo punto contro il quotatissimo Basketball Amezza. No, la palla finisce in out, 4:47 a giocare, mentre qui quando ne mancano 3:20 c'è il primo punto in questa sfida per Vincenzo Martino, giocatore molto duttile, che realizza anche il secondo, 87esimo punto per la Vis. Più 48, gara senza storia, come abbiamo detto più volte durante questa serata. Spada, tripla, da lontano, non va, la recupera Larizza. Tutti under in campo per coach Leo Ortensi e coach Stefano Lagana. Larizza per Galimi, finta e scarico per Sontuoso. Bello il backdoor, mani di fata di Sontuoso. Palla per Galimi che sbaglia la conclusione praticamente da sotto, ma riesce a crearsi un tiro pazzesco sbagliandolo. Morabito fa la voce grossa. Ora è realmente una sfida tra tutti gli under in campo. Sontuoso, c'è il contatto, il fallo di Salmeri. 2:40 a giocare, 8:7 a 39. Nel frattempo cresce il vantaggio del Club Basket Irpinia, 61 a 57 contro la formazione giallo-blu, che perde il pallone in questo momento. Due tiri liberi per Lorenzo Sontuoso, che va referto, primo punto per lui in questa sfida. 2:40 a giocare, ancora Sontuoso in lunetta. Realizza 89-39, 50 punti, tondi tondi tra le due squadre. Può attaccare Orlandina. Ultimissime battute di questa sfida. Spada gira in mezzo all'area, scarico sull'esterno per Pizzurro fino in fondo, realizza altri due punti Gabriele Pizzurro. 2:20 a giocare, Sontuoso parte da playmaker, passaggio elegante per Galini, ribaltamento per Martino che può tirare da 3 punti e realizza Vincenzo Martino a 3 punti. 92 bis 41 con dedica ai suoi compagni di squadra, Vincenzo Martino. Dall'altra parte è pronto Salmeri da 3, non va. La rimessa allora diventa breve all'Orlandina che va a canestro. Si tratta di canestro del numero 15, del numero 16, Valerio Ceraulo, anche lui è entrato da pochissimo. Ancora batti e ribatti, la recupera Orlandina, adesso veramente come se fosse una partita giovanile, c'è il tiro, c'è l'errore, la recupera Martino. Come se fosse un pivot, come se fosse Yusuf Hamza. Morabito, ribaltamento per Larizza, arresto e tiro a 2 punti, Larizza non va. Al rimbalzo c'è ancora il numero 16, Valerio Ceraulo, la ruba ancora Martino, Larizza, 2 contro 1, Larizza fino in fondo, realizza 2 punti, Matteo Larizza, 9-4, 4-1, dall'altra parte è pronto Spada, e ancora un canestro, pioggia di canestri in questo finale di gara, 1 minuto, 19 a giocare, Galimi. Per Morabito contro Salmeri, Morabito arresta il tiro, che faccia l'avversario, sbaglia, la recupera ancora Capodorlando che può spingere in contropiede, 3 contro 2, spada da 2, sbaglia, c'è Stapin che non va, alla fine c'è ancora un tentativo, ancora un canestro di Valerio Ceraulo che realizza 4 punti, neanche 1 minuto, 94 a 47 adesso per la Vis. Arresto il tiro di Sontuoso, realizza Sontuoso, mano morbida, lo abbiamo detto.
96 a 47, ultimi 46 secondi. Passaggio creativo di Romagnolo, non si intende col compagno di squadra. Ultimi 40 secondi. Nel frattempo Basketball Lamezia in un amen ha firmato il control break, ripassando in vantaggio 61 a 62, quando mancano 2 minuti e 32 al termine della sfida. E ci sono due tiri liberi per il Club Basket Irpinia di coach Alessandro Margiullo. Solo un punto di vantaggio per Lamezia, adesso pareggio Avellino, 62 pari. Si può ripartire, attacca la vis. Calini, che in fondo c'è un contatto, c'è anche il fallo. Saranno due tiri liberi per Giovanni Calini. Club Basket Irpinia, 62 Basketball Lamezia, quando mancano 2 minuti e 17 dal termine della partita. Partita molto molto combattuta, c'è un fallo di Tartamella. Nel frattempo Calimi sbaglia il primo. Calimi ancora in lunetta. Realizza il secondo, 50 punti tra le due squadre. La recupera Sontuoso, può tirare 3 punti dall'angolo, palo. La recupera ancora Calimi, forse fallo. L'arbitro fa bene a non fischiare, anche perché ormai la gara è bella che andrà, sono solo passare l'avversario. Finta, doppia finta, tripla finta. Ribaltamento, Morabito da 3 punti. Non va allo scadere dei 24. La recupera ancora Sontuoso. Passaggio sull'esterno per la Rizza. 13 secondi da giocare, la Rizza non va. Ancora Sontuoso, svetta, c'è un contatto. E il fallo su Sontuoso, che andrà ancora una volta in lunetta per 2 tiri liberi. Ultimi 9 secondi al termine di questa sfida, che più che una sfida è stato un allenamento rinforzato. A lungo Club Basket Irpinia 65 a 64, e lunetta c'è Alessandro Sachella Riuve, il Basketball Lamezia. Qui invece sbaglia il primo Sontuoso. Sontuoso ancora in lunetta, realizza più 51 vis. Ultimi 9 secondi, ultimo tiro Orlandina, l'addormenta così, spada, applausi per entrambe le squadre. L'Orlandina si farà, vista la carta d'identità giovanissima dei ragazzi paladini. Finisce così, 98 a 47, veramente tutto, una buona serata e alla prossima.